su questi monti d'argilla è tutto cosparso di buche e grotte naturali. Qui si riparavano i briganti e qui nascondevano i denari delle taglie e quelli rapinati nelle case dei ricchi. Rio Nero è il primo paese della Lucania a farsi garibaldino. Potenza insorge, è la rivolta. Evviva Garibaldi! Con la fascia tricolore al fianco, Crocco s'avanza per la via principale di Rio Nero. Tutto il paese è in festa. Ma c'è un'altra Italia che giace a terra sulle alture del Volturno. Erano meridionali. Hanno ucciso e sono stati uccisi da altri meridionali. Ai soldati e agli ufficiali superstiti viene chiesto di prestare giuramento al nuovo re Vittorio Emanuele. Molti accettano, molti altri no. La notte un pensiero mi passa in ta capa. Quasi, quasi mi faccio briganta. Che tanto di morire non tengo paura. Mi stanno di fronte, il piccinino e la mamma sono attaccati all'omma, sono svestiti, sono scuri, chi ha le fasce gialle di malaria, pure la casa è scura. Boiresse e i suoi signorini parlano di onore, del sacro valore del trono, vogliono comandare Crocco e gli altri sbandati, ma come pensano di poter combattere assieme a una masnada di briganti? Loro tutti azzimmati con medaglie, marsine e stivali lucidi, e quegli altri che anche quando sono vestiti coi panni buoni che hanno rubato nei palazzi sembrano sempre dei pezzenti. Il fiume si gonfia, si inarca, l'Ofanto si spessisce alla riva, le onde rotolano, s'accavallano. Non c'è guado, bisogna arrivare alla passatura di Leonessa o ancora più avanti a Canestrelli a scavalcare il ponte e ficcarsi alla macchia. Via! I briganti cavalcano, sbalzano, ogni salto strappa le selle, i cavalli perdono corsa, gli zoccoli non scoccano unghiate alla pietra, c'è solo fango, creta che risucchia le zampe, le affonda.